L'idrogeno assumerà un ruolo determinante all'interno della decarbonizzazione e della transizione energetica per arrivare a emissioni zero, il cosiddetto net zero, al 2050 come obiettivo della Commissione europea. Al 2050 l'idrogeno rappresenterà tra il 15 e il 25% dei consumi energetici finali, però di fatto sarà l'abilitatore della profonda elettrificazione dovuta all'inserimento di fonti rinnovabili all'interno del sistema energetico. L'idrogeno ha due tipologie di azioni supportate da parte della Commissione europea: top down per la creazione di un quadro di mercato favorevole allo sviluppo del settore, per la realizzazione di infrastrutture abilitanti quali la rete di trasporto europea dell'idrogeno piuttosto che la rete di stazioni di distribuzione idrogeno per la mobilità, ma dall'altro lato ha bisogno di un'azione da parte dei territori, da parte delle regioni, da parte dei paesi membri, per iniziare a realizzare dei piccoli ecosistemi locali chiamati Hydrogen Valleys, che via via allargandosi realizzeranno le infrastrutture e le condizioni per lo sviluppo dell'intero settore. Su questo da molti anni lavoriamo all'interno della Clean Hydrogen Partnership con Hydrogen Europe Research e la Commissione Europea in una partnership pubblico-privata per realizzare poi tutte le condizioni attraverso le quali si possa costruire un settore industriale solido in Europa attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie che possano essere rapidamente introdotte all'interno del mercato.